regalo da compleanno! Davvero? Un fratellino o una sorellina? Tesoro, qualcosa di più fattibile? Non credo che papà voglia riprovarci. Sei pronta a diventare la sorella maggiore? Sì, evviva! Mami, tesoro, devo parlarti. Dimmi, è successo qualcosa? Io lo so che non è molto giusto perché Ambra si è appena trasferita a Roma per l'università, ma devo tornare a Milano. Mi hanno assunto e lavorerò a tempo indeterminato e quindi non so se mai potrò scendere qui. Beh, è una cosa bella, no? Ma con l'università come farai? Richiederò il nulla osta. E dove dormirai? Da Giuseppe. Ciao, mamma. Ciao, amore. Mami. Ciao Asia, come stai? Bene. Tu? Bene. Com'è il tempo di Milano? Insomma, non fa altro che piovere. Qui per fortuna c'è il sole. Ma che cos'hai? Ti sento stanca, non hai dormito stanotte? Sì, ma poco è male. E come mai? Perché sono in ansia per un esame che dovrò dare a giugno. Capirai, mancano ancora 3 mesi, hai tutto il tempo per ripassare. Sono sicura che ce la farai, devi soltanto credere in te stessa. Già. Senti, perché non facciamo una videochiamata con tua sorella? Sì, va bene. Videochiamata dal gruppo, no? Sì. Ok, ciao mami. Ciao tesoro, a dopo. Ciao ragazze. Ciao mamma, come mai questa videochiamata improvvisa? Avevo voglia di vedervi. Mamma. Io propongo di vederci almeno una volta alla settimana. Che ne dite? Di sabato o domenica, perché gli altri giorni non ci sono. Va bene. Mamma, tu che ne pensi? Mi sembra un'ottima idea, così mi sentirò un po' meno sola. Mamma, ma tu non sei sola. E mai lo sarai. Asia ha ragione. Noi saremo sempre con te. Sì, lo so. Però, per esempio, Asia sta a Milano e magari la vedrò tra un anno. E tu quando torni? Non credo di poter tornare questo fine settimana. Mamma, io purtroppo devo andare. Ci sentiamo dopo, ok? Va bene, tesoro. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, Ambra. Ciao, Asia. Senti, che cos'ha tua sorella? Non lo so. Con me non parla. Ma di sicuro sarà successo qualcosa tra lei e Giuseppe. Tu dici? Ah, ma allora sei viva? Credevamo che fosse successo qualcosa. Mi hai chiamata? È da un quarto d'ora che ti stiamo aspettando. È pronto a tavola. Dico una cosa a mia madre e arrivo. Oh mio Dio, potevi dirmelo che sei in videochiamata? Ma tranquilla, non ti vede. Ah, e comunque sbrigati, che si fredda se no... 2 minuti e arrivo. Guarda che noi, tra mezz'ora, abbiamo un'altra lezione, non so se te lo ricordi. Sto arrivando. Ok, ok. Devi andare. Già, ci sentiamo. Ciao mamma. Mi dispiace, Asia, ma non posso fare il passo più lungo della gamba. Non me la sento. Ma se fino a qualche giorno fa volevi sposarmi? Sposarti? Non mettere su famiglia. Io credevo che tu fossi diverso. Ma diverso da chi? Da tutti gli altri. Ciao, Alessia. Ciao, Asia. Ho aspettato che Giuseppe uscisse per chiamarti. Ma si può sapere che cosa è successo? Lui cosa ti ha detto? Nulla. Che è venuto a vivere qui perché ha litigato con te, nient'altro. Quindi non ti ha detto il perché?
No, per questo ti ho chiamato. Perché spero di saperlo da te. Tu prometti di non arrabbiarti? Dipende. Arrabbiarmi con chi e per cosa? È che sono indietro con gli esami. Non faccio altro che studiare. Sono stressata. E quindi l'ho trattato male. Però io non volevo Alessia. Credimi. Ma cosa puoi avergli detto di così terribile per farlo andare via di casa? Che non mi aiuta mai con le faccende domestiche. Ma questa non mi sembra una motivazione valida, però. Infatti. Senti, ma Sonia è a casa? No, perché? Perché potevo parlare con lei. Ok, appena arriva a casa glielo dico. Ok, grazie. Io pensavo chissà cosa fosse successo. Vedrai che tornerà a casa. Ora ti devo lasciare, sarà lui. Ciao. A presto. Esci da questa stanza. Non rovinarti la vita, Asia. Sei tu che mi hai rovinato la vita. Vattene via. Non lo so, con me non parla. Ma di sicuro sarà successo qualcosa tra lei e Giuseppe. Ma che cos'hai? Ti sento stanca, non hai dormito stanotte? Sì, ma poco è male. E come mai? Ehi, ciao, mamma mi ha detto che mi cercavi, ti posso chiamare? Ehi, ciao, io però adesso non posso parlare al telefono, se non tramite messaggi vocali. Comunque, non so se tua madre ti ha accennato qualcosa. Sì, mi ha detto. Cercate di chiarirvi però, perché se litigate così per cose futili, immagino un giorno cosa succederà. Il problema è che è difficile tenere la calma con Giuseppe. Lo so. Lo conosco, anch'io sono così, però poi cerco di rimediare e di chiedere scusa. Sì, aspetta e spera. Lui non lo farà mai. Posso provare a farlo ragionare io, però non ti prometto niente. Grazie. Non so cosa farei senza di te. Non ringraziarmi, per me sei la sorella che non ho mai avuto. Grazie. Non voglio che finisca tra voi due. Ci starei davvero male. Nemmeno io lo vorrei. Comunque io adesso devo andare. Mi chiamano e ci sentiamo presto, ok? Ciao. Eccomi. Cami. Oi, che succede? Succede che mia madre si sente sola. Mia sorella è in pieno esaurimento nervoso perché ha problemi con Giuseppe e di tornare a Napoli non se ne parla. E io sono bloccata qui. No, non ho capito. In che senso sei bloccata? Con l'università. Scusa, sabato e domenica non ci sono lezioni. Sì, ok, però poi come torno a Napoli? Volo. come torni? Con la macchina, no? È dal meccanico. Potresti prendere il treno. Io non ho un euro. Allora chiedi ad Antonio di accompagnarti. Farebbe di tutto per te. Lo so, ma non mi va di disturbarlo. E quindi? Che cosa vuoi fare? Non lo so, Cami. Non lo so. Perdonami, ma sono ancora al lavoro. Sentiamoci stasera, verso le 10. Baci. Alessia. Asia, ho scoperto tutto. Mi dispiace. Io non volevo mentirti. Di questo ne parleremo in un altro momento. Asia, non farlo. Tu hai la tua famiglia, hai noi. Hai me. Ho già deciso. Ma vedrai che Giuseppe cambierà idea. Porta a termine la gravidanza. Te ne prego. Te l'ho detto, non sei sola. E poi io sono la nonna, no? Sì. E allora non farlo. Comunque, domani torno a Napoli. Questa sera ho prenotato il biglietto. Ok. Così ne parliamo da vicino. Sì. Ciao. Ciao, tesoro.
Autofficina Rossi, chi parla? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Sono Ambra Moretti. Volevo chiederle se... Signorina, mi scusi, mi dispiace, la sua auto non è stata ancora riparata. Ah, capisco. E quando sarebbe pronta? Per venerdì prossimo, al massimo per sabato. Prima non è possibile. No, mi dispiace, l'avevo avvertita. Va bene, arrivederla. Arrivederci. Mi auguro che tu sia riuscita a dormire almeno un po'. Buon viaggio, amica mia. E stai tranquilla. Ho dormito solo 4 ore, ma ne è valsa la pena. Grazie per i soldi e per avermi ascoltata. Ne avevo proprio bisogno. Ti voglio bene. PS. Ti tengo aggiornata. Speriamo bene. Alessia, ciao, buongiorno. Ciao, Lucia. Ti disturbo? No, mi sono appena svegliata, stavo facendo colazione. Non sapevo ti svegliassi così tardi, se vuoi ti chiamo in un altro momento. Ma figurati, dimmi. Hai, per caso, sentito tua figlia Asia? Ieri mattina l'ho sentita, perché? Alessia? Perché? È successo qualcosa a mia figlia? Perché sei incinta. Adesso avevo detto tutto. Sai, io forse ho sbagliato. Shh, vieni. Sarai una madre giovane, quindi ce l'ho fatta io. E io a 23 anni ero da sola. Tu vada come vada, hai sempre noi. In effetti, ho pensato e ripensato a quale fosse la scelta giusta. E alla fine ho deciso. Che cosa? Ho deciso di portare a termine la gravidanza. Questa sì che è una bella notizia, amore. Brava, sono contenta. Antonio, dimmi. Amore, farò un po' di ritardo. Sono bloccato nel traffico di Roma. Nel traffico di Roma? Sei poco credibile. Non è suonata la sveglia. O hai dimenticato di metterla? No, davvero, credimi. Guarda, è il tempo di prepararmi e sono da te. Sì, sbrigati però. Corro. Mamma, ma tu fai colazione a quest'ora? Ho dormito poco e male, come diceva qualcuno. Però adesso devi dirmi una cosa. Io ieri ho provato a chiamarti tutta la sera e tu non hai mai risposto. Perché? Pensavi, avevi paura che... Avevo paura di deluderti. Però ieri sera ero al telefono con Raffi ed è grazie a lei se sono qui. Ieri, mentre prenotavo il biglietto, mi sono accorta che sulla carta c'erano soltanto 20 euro e il biglietto per venire qui costa... intorno ai 100 euro. E quindi ho chiamato lei e... ed eccomi qua. Mi ha pagato lei il biglietto. Meno male. Aspetta. Ciao, Ambra. Ciao, amore. Mamma, io sto tornando a casa. Mi sta accompagnando Antonio. Ma quante belle notizie tutte insieme. Qual è l'altra bella notizia? Beh, vieni qui perché ti stiamo aspettando. Dobbiamo dirti una cosa. Dobbiamo. Mamma, che... C'è anche Asia. Che bello. Arrivo il prima possibile. Ok. Va bene, amore. A dopo. Ciao. Torna anche Ambra. Ora sì che sono felice.